Iniziamo questo seminario che è diventato un po' un appuntamento annuale sul modello unico di dichiarazione ambientale. Mi hanno comunicato che c'è la diretta streaming, quindi molti potranno ascoltare quello che noi diremo in questo modo. Quindi forse l'anno scorso avevamo provato con la videoconferenza, abbiamo avuto molti problemi, invece con questa diretta streaming penso che sarà più agevole per chi vorrà ascoltare quello che noi diremo in questo seminario. Sapete tutti, c'è cioè la mia relazione, un po' una relazione introduttiva che chiarisce quali sono appunto i soggetti tenuti alla dichiarazione MUD, come è strutturato il modello di cui al DPCM 12 dicembre 2013 e le principali modifiche. Cercherò anche di chiarire perché è una questione che è stata sollevata da più persone che forse non si aspettavano questo nuovo modello, ma perché questo nuovo mood? Perché è stato necessario intervenire nuovamente dal momento che eravamo già intervenuti l'anno scorso, diciamo, con il mood DPCM del 2012. Come si va Col avanti mouse. col mouse? Ma qui siamo rovinati, vabbè, cioè è sempre diverso. Allora, per chiarirci, il DPCM 12 dicembre 2013 ha sostituito, come vi dicevo prima, il DPCM 29 dicembre 2012 e questo modello dovrà essere utilizzato entro il 30 aprile, quindi tra pochi giorni praticamente. Non è stato possibile organizzare prima questo seminario, ma sicuramente Unioncamere, Ecocerver, qui c'è il dottor Botteri che io ringrazio sempre per la disponibilità che dà ad intervenire a questi seminari, che hanno un compito importante per noi, cioè quello di assicurarci che vengano commessi sempre meno errori in questa dichiarazione MUD, che per noi è fondamentale. Spiegheremo perché. E come dice il DPCM, questo modello dovrà essere utilizzato sino alla piena entrata in operatività del sistema di controllo della tracciabilità, che è il SISTRI. L'anno scorso avevamo in qualche modo spiegato il perché del nuovo MUD dicendo che il SISTRI ancora non entrava in vigore. Oggi sappiamo che il SISTRI sì è entrato in vigore. Però è fortemente ridimensionato per quanto attiene ai soggetti obbligati. Sapete tutti che con la nuova normativa sono soggetti all'iscrizione, obbligati all'iscrizione al sistema di tracciabilità di rifiuti, sono i soggetti che producono e gestiscono rifiuti pericolosi, quindi diciamo il numero dei soggetti interessati dal sistema è fortemente ridotto e quindi chiaramente anche a regime, questo lo dobbiamo chiarire, anche a regime non potremo mai sostituire con il SISTRI il modello unico di dichiarazione ambientale. Se l'anno scorso c'era qualche dubbio, nel senso che i soggetti obbligati a iscriversi al sistema di tracciabilità di rifiuti, sapete, erano anche per i soggetti produttori e gestori di rifiuti speciali non pericolosi, e quindi ci poteva essere qualche dubbio dal momento in cui questo sistema di tracciabilità di rifiuti fosse entrato in piena operatività di una sostituzione che era peraltro prevista, cioè ci sono ancora delle norme che lo prevedono, oggi invece sappiamo che il MUD rimarrà almeno per tutti i soggetti che non saranno obbligati a iscriversi al SISTRI. In più aggiungo che la circolare 31 ottobre 2013, quella relativa all'applicazione del SISTRI, ha confermato, oltre che a definire i soggetti obbligati a iscriversi al sistema di tracciabilità di rifiuti, ha stabilito quali fossero gli adempimenti amministrativi e nel confermare gli adempimenti amministrativi
ha parlato appunto di applicazione, in applicazione dell'articolo 189, che la dichiarazione MUD è dovuta con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013-2014. Quindi quello che diciamo oggi, anche per i soggetti che sono iscritti al SISTRI, sapete che per i gestori l'operatività è partita ad ottobre, per i produttori a marzo, poi ci sarà la sperimentazione, ci saranno anche i rifiuti, mi dimenticavo appunto dei comuni della regione Campania, però sicuramente per il 2013 e 2014, quindi rifiuti prodotti e gestiti, dovranno essere dichiarati attraverso il MUD. Non c'è più la famosa dichiarazione SISTRI. Non riesco a capire, scusate, poi con la diretta streaming, perché non è possibile. Con la rotella, vedete? Tac, No, vabbè. Ok, soggetti obbligati. Sono abituata a delle tecnologie più avanzate. Allora, soggetti obbligati. Soggetti obbligati non cambiano, quindi assolutamente non c'è nessuna novità, ma così ricordiamoli per avere insomma la certezza che siano, perché ci sono state anche delle richieste con dei dubbi sui soggetti obbligati, quindi ripetiamoli rapidamente. Sono tutti quelli citati al comma 3 dell'articolo 189, quindi chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti, gli intermediari senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, i consorzi istituiti per le finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui alle lettere C, D e G dell'articolo 184, con però l'eccezione che poi vedremo, poi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari non superiore superiore appunto gli obbligati a 8.000 euro e poi i gestori degli impianti dei servizi portuali. Questo non deriva dal decreto legislativo, ma dal decreto legislativo 182 del 2003. Per quanto riguarda invece i comuni e tutta la parte che riguarda la raccolta differenziata, i rifiuti raccolti dai soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli obblighi sono sempre gli stessi e riguardano anche tutta la parte relativa ai costi. Sono esentati appunto i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono al servizio pubblico i medesimi, quindi solo per i pericolosi, e previa convenzione con il servizio pubblico di raccolta. Poi abbiamo detto gli enti e le imprese di rifiuti speciali non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. E queste ultime, c'è qualche dubbio sul numero 4 sul quale mi soffermo. Allora, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, quindi solo per i non pericolosi, quelli che li trasportano al cosiddetto conto proprio, che sono iscritti ai sensi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'articolo 212,8, e poi c'era stato qualche dubbio su questi soggetti che erano stati esentati dalla legge 22/12/2011 214, perché erano dei soggetti, in realtà questa esenzione era nata nell'ambito del contesto SISTRI, no? Questi soggetti volevano in qualche modo sfilarsi, sono produttori di rifiuti pericolosi dal SISTRI, e era venuta questa esenzione, che però viene confermata, non, perché qualcuno metteva in dubbio questa conferma per il fatto che è cambiato sono cambiati i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. Allora si diceva: ma valgono ancora queste esenzioni? A nostro avviso, siccome non c'è un'abrogazione di questa legge, quindi esplicita, per noi vale ancora l'esenzione e quindi non sono tenuti alla dichiarazione MUD i soggetti che svolgono attività di estetista, acconciatore, trucco permanente, tatuaggio e via via, per quanto riguarda
però una sola tipologia di rifiuti pericolosi che sono gli aghi, le siringhe, gli oggetti taglienti usati individuati dal codice 180103. E che poi trasportano, qui non l'ho scritto, ma devono trasportare i propri rifiuti in quantità non superiore appunto a 30 kg al giorno all'impianto di termodistruzione o un centro di raccolta. Per questi praticamente si è introdotta un'esenzione dal registro e di conseguenza dal MUD. Perché si dice che il registro di carico e scarico e quindi il MUD sono sostituiti da questi formulari di trasporto tenuti ai sensi dell'articolo 183 del 152. Rimangono obbligati, oltre perché per la parte degli imballaggi, i soggetti, devo dire. Qui una cosa, il CONAI sicuramente, ai sensi dell'articolo 220,2 del decreto legislativo 152-2006, che deve comunicare annualmente alla sezione del catasto tutti i dati riferiti all'anno solare precedente relativi agli imballaggi immessi sul mercato e poi riutilizzati, riciclati e recuperati, ma sono, diciamo, in realtà non è proprio sono obbligati, possono, però speriamo insomma che lo facciano, cioè questo può in realtà che ci crea un po' di problemi perché ci verrebbero a mancare delle informazioni anche dai soggetti che hanno messo in piedi i cosiddetti sistemi autonomi, cioè quelli che praticamente si sono organizzati in modo da raccogliere sull'intero territorio nazionale i rifiuti di imballaggio da essi prodotti. Sono obbligati poi per tutta la sezione, c'è una sezione ad hoc, quella dei veicoli fuori uso, tutti già questi sono iscritti al Sistri, ma sono obbligati al MUD, alla dichiarazione MUD, sono i soggetti che effettuano l'attività di raccolta, trasporto, trattamento dei veicoli fuori uso, sono obbligati al Sistri perché sapete i veicoli fuori uso sono rifiuti pericolosi e quindi sono entrati nel sistema Sistri a partire da ottobre, però sono obbligati alla dichiarazione MUD e abbiamo chiarito che lo saranno obbligati anche l'anno prossimo, come esplicitato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente. Poi chiaramente, ai sensi del 151-2005, sono obbligati i soggetti che trattano, recuperano i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche e poi anche i produttori di AE, ai sensi sia dell'articolo 13 del 151 che del DM 185. Veniamo a come è articolato, quindi come vedete non ci sono delle modifiche, tranne quel chiarimento che secondo me andava fatto riguardo all'esenzione prima detta, cioè non ci sono novità. Non ci sono novità neanche per quanto riguarda l'articolazione del MUD, perché il MUD è ancora articolato in sei comunicazioni che sono la comunicazione rifiuti, la comunicazione veicoli fuori uso, la comunicazione imballaggi e questa però sì è strutturata in maniera diversa e poi rapidamente, poi chiaramente ci sarà il dettaglio, cioè quello che io vi dico poi verrà nelle successive presentazioni presentato in maniera dettagliata. Questa è solo una panoramica di come è strutturato e quali sono le principali modifiche. Poi tutta la parte relativa alla anche alla trasmissione, cioè il dottor Botteri chiarirà appunto come deve avvenire la presentazione, cioè tutto verrà dettagliato nel corso del seminario. Dicevo, la comunicazione imballaggio è quella che subisce più modifiche perché si compone di due sezioni, poi chiariremo perché, e sono la sezione consorzi e la sezione gestori rifiuti di imballaggio. Poi abbiamo come prima, la comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, la comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione e poi la comunicazione dei produttori di AE. Allora veniamo al dubbio. Perché il nuovo MUD? Cioè perché ogni tanto, cioè ogni anno ISPRA
Forse Union Camere neanche molto felicemente, ma sicuramente Ispra richiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una modifica del modello di dichiarazione. Non perché ci divertiamo a cambiare appunto il modello e quindi creare dei problemi agli operatori, ma semplicemente perché cambiano gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. Allora, l'ISPRA è il soggetto gestore dell'informazione ambientale, è il soggetto che deve raccogliere, elaborare e trasmettere alla Commissione europea tutti i dati che riguardano l'attuazione di direttive e regolamenti e quindi per poter fare questo, altrimenti scattano delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, è necessario che queste informazioni vengano in qualche modo raccolte. Quindi noi riteniamo, cioè l'unica modalità per acquisire queste informazioni è chiaramente il modello unico di dichiarazione ambientale che noi abbiamo sempre appunto difeso. Devo dire che l'Italia è stato il primo paese ad avere questo, ma in tempi remoti, questo strumento che ci ha messo diciamo in una situazione di avanguardia rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Cioè, quando gli altri paesi dell'Unione Europea stimavano e davano appunto, comunicavano i dati, l'Italia era l'unico paese che da tempo, con la legge 70, ma prima addirittura c'era la dichiarazione, per chi si ricorda come me, ma forse voi no, c'era la dichiarazione alle regioni. E quindi voglio dire, da sempre, dagli anni 90, appunto, si fa questa dichiarazione NUD. Se non che la Commissione europea richiede sempre nuovi dati, perché si pongono obiettivi di riciclaggio, di recupero, vengono emanate appunto nuove direttive e quindi il MUD si deve adeguare purtroppo anche annualmente per raccogliere queste informazioni. Allora, perché il nuovo NUD? Poi cercherò di spiegarlo, per acquisire i dati necessari per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. Per migliorare dei refusi, perché dicevamo prima con il dottor Botteri, purtroppo finisce sempre che lavoriamo a novembre, cioè la Presidenza del Consiglio ci chiama e dobbiamo operare in estrema con estrema urgenza e dei refusi ci sono anche su questo modello e ve li dirò così per una questione di correttezza. E quindi c'erano dei refusi che avevano creato dei problemi, per esempio, dopo lo diremo, c'era quello scritto speciali, comunicazione rifiuti speciale. L'anno scorso, se vi ricordate, avevamo parlato, dice, ma allora chi è il gestore dei rifiuti urbani non deve più fare la comunicazione MUD, e quindi avevamo dovuto spiegare che era appunto un errore. Ora l'abbiamo tolto, insomma, però ancora qualche refuso c'è, diciamo così. E per migliorare le istruzioni, perché man mano, cioè noi quando appunto mettiamo a punto un nuovo modello, poi elaboriamo i dati che derivano appunto dalla dichiarazione fatta con il nuovo modello, ci accorgiamo che magari ci sono stati dei problemi interpretativi e allora siamo costretti ad intervenire per chiarire, migliorare le istruzioni, magari modificare una parte del modello, ma sono tutti, non sono delle richieste aggiuntive, io questo ci tengo a dirlo, sono delle richieste, delle integrazioni, dei miglioramenti delle istruzioni, perché l'obiettivo che noi abbiamo è di raccogliere dei dati attendibili. Allora, qual è il primo obbligo di comunicazione alla Commissione europea che ci ha richiesto due modifiche importanti? Ed è la direttiva 2008-98, sapete tutti che questa direttiva impone degli obblighi di raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani. Il 50% di alcune frazioni merceologiche di rifiuti urbani
quali dovranno essere preparate per il riutilizzo e riciclate entro il 2020, e poi per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione si dovrà invece raggiungere l'obiettivo appunto del 70% sempre entro il 2020. E quindi la decisione 2011-753 ha stabilito le metodologie di calcolo. Sapete che ci sono, in base a questa decisione, sono state previste quattro metodologie di calcolo. Ciascuno Stato membro poteva scegliere la metodologia che riteneva più opportuna. E la differenza tra le quattro metodologie sostanzialmente era quella delle frazioni merceologiche che vengono appunto computate ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Ciascuno Stato membro viene lasciato libero di scegliere quali frazioni, a partire dalle quattro obbligatorie, che sono carta, metallo, plastica e vetro, quelle sono obbligatorie, aggiungere o meno altre frazioni merceologiche. Voglio dire una cosa, questa decisione è una decisione alla quale l'Italia ha votato contro perché ritiene che non si possono fare quattro metodologie di calcolo che non rendono confrontabili i dati. Vi aggiungo che in questi giorni noi siamo stati richiesti da Eurostat, perché poi Eurostat invece li raccoglie in maniera diversa, e quei dati che circolano di Eurostat riguardo al riciclaggio e compostaggio sono raccolti e elaborati con una metodologia ancora diversa. Tant'è che quando vado ai convegni mi capita di parlare appunto della situazione dell'Italia, spesso mi rendo conto che non hanno, dice, ma questi dati che l'ISPRA dà su una tabella riporta una percentuale, in un'altra comunicazione un'altra percentuale, non è l'ISPRA che riporta dei dati sbagliati, sono metodologie diverse, però in sede europea, meno male, si sta cercando di andare verso una metodologia unica. Noi appoggeremo, l'abbiamo chiesto al Ministero, sapete che c'è ora tutto un questionario, è stato fatto dalla Commissione europea per raggiungere appunto, per avere delle informazioni sulle posizioni dei diversi stakeholder per quanto riguarda i nuovi obiettivi, perché no, abbiamo questi obiettivi, ma si parla di innalzamento già di questi obiettivi, di revisione di altri obiettivi che riguardano per esempio la direttiva 9931 sulle discariche, cioè i famosi obiettivi di riduzione dei rubi in discarica. Si parla di revisione degli obiettivi innalzamento, sempre degli obiettivi sugli imballaggi. Allora si parla però anche di un miglioramento del sistema di contabilizzazione, insomma, per un'armonizzazione, una confrontabilità tra i diversi paesi. Quindi noi ci aspettiamo che qualcosa muti. Intanto il nostro paese ha fatto una scelta, ha scelto il metodo 2, e per cui noi dobbiamo rendicontare alla Commissione europea, l'abbiamo fatto già, la prima rendicontazione è stata fatta su queste frazioni: carta, metallo, plastica, vetro, legno e frazione organica, perché il nostro paese ha deciso di aggiungere queste due ulteriori frazioni. E ora vedete perché abbiamo dovuto modificare il MUD, perché praticamente dobbiamo rendicontare questi obiettivi, compreso nella frazione organica il compostaggio domestico. Anche su questo c'è stata molta osservazione, è una forma di prevenzione, va messo, non va messo. La decisione prevede invece che venga contabilizzato, per cui ora vedremo che viene richiesto dal MUD. Quindi tutto quello che noi richiediamo è perché dobbiamo appunto rendicontare alla Commissione europea queste informazioni. Per questo motivo, in tutte le comunicazioni, a partire dalla comunicazione rifiuti, ma anche per quanto riguarda i veicoli, per quanto riguarda i RAEE, per quanto riguarda gli imballaggi, c'è questa scheda materiali secondari, che deve contenere le informazioni riguardo alla quantità di materiali e prodotti secondari che in conformità all'articolo 184 ter, cioè quello della cessazione della qualifica di rifiuto, vengono appunto catalogati come materiali e prodotti secondari. E
E abbiamo chiarito quali per noi, ma non per noi, quello che per la legge, quali per la legge sono i prodotti e i materiali secondari. E sono quelli individuati dai regolamenti europei End Waste, che sono tre, come lo sapete, sono tre, e sono il regolamento 333-2011, il regolamento sui rottami metallici, il regolamento 1179-2012 per i rottami di vetro, il regolamento 715-2013 per i rottami di rame. Quindi questi non cessano di essere rifiuti quando trattati, riciclati, sottoposti a un'operazione di recupero, soddisfano i requisiti dei regolamenti e quindi non venivano dichiarati perché considerati non rifiuti, ma venivano non dichiarati dal soggetto che li produce. Allora era necessario inserire questa scheda materiali secondari, altrimenti non possiamo conteggiarle ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Però sapete che abbiamo un transitorio, cioè nel senso che è previsto nel 184 ter che si facciano dei nuovi decreti perché è data facoltà agli Stati membri di, caso per caso, di individuare ulteriori materiali end waste, notificandolo chiaramente alla Commissione europea, perché tutto deve essere fatto con una notifica perché ci deve essere un'uniformità e anche una comunicazione, parliamo di mercato unico, per cui noi nel transitorio, perché questi decreti non li abbiamo ancora fatti, tranne uno, quello sul CSS combustibile, che viene opportunamente citato, l'unico decreto end waste nuovo, ed è quello del DM 14 febbraio 2013 numero 22. Abbiamo ancora il regime vecchio del DM 5 febbraio 98 per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi, il 161-2002 per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti pericolosi, il DM 17 novembre 2005 nel numero 269, che è quello sui rifiuti acque di sentina, cioè quelli rifiuti particolari. Allora, chiaramente anche in questo caso un impianto di recupero che produceva, che produce un materiale secondario, non lo chiamiamo MPS o materiali nelle forme usualmente commercializzate, che vi ricordate come è scritto nel DM, anche questi non li dichiaravano e noi non potevamo rendicontare il raggiungimento degli obiettivi. Aggiungo che non è un obbligo in più, perché ho sentito anche dire questo. Allora, non è una norma non prevista, è una norma espressamente prevista sia dalla direttiva 2008-98, sia dal decreto legislativo 152, che ci dice espressamente che concorrono al raggiungimento degli obiettivi anche quei materiali che cessano di essere rifiuti. Quindi non stiamo chiedendo nulla che è al di fuori della normativa, ma quello che è assolutamente necessario per poter rendicontare il raggiungimento degli obiettivi. Questa è la scheda materiali secondari, poi la vedrete riprodurre. Io volevo solo dire qualcosa. Qui, allora, abbiamo la prima volta e si sbaglia, no? Si prova. Allora, potremmo aver dimenticato, sicuramente qualcosa ci può essere sfuggito per quanto riguarda tutti quelli che sono individuati come MPS all'interno del 5 febbraio 98. E potrebbe invece aver indicato anche qualcosa che non è MPS, perché l'abbiamo fatto e così lo spiegavo. Per esempio, il digestato assolutamente un rifiuto, però quando abbiamo elaborato, e quindi non andrà dichiarato, quando abbiamo elaborato questa scheda materiali secondari a livello europeo, era addirittura d'arrivo l'altro regolamento End Waste sul Bio Waste, dove si parla sia di compost sia di digestato. Allora ci siamo detti, invece di modificare di nuovo il mood, lì siamo andati troppo veloci, mettiamo già nel nuovo mood
mood, il digestato. Il digestato invece non è, questi criteri andò west, siamo in attesa sia per la carta, che forse non verranno mai elaborati, però sono anni, anche l'Europa è lenta, e sul bio waste, e quindi questo però dovrebbe essere emanato. Sicuramente non potrà trovare applicazione questa scheda quest'anno, magari l'anno prossimo la confermeremo e ci saranno questi criteri end of waste per quanto riguarda il digestato. Poi qualche cosa, voglio dire, c'è una sola casella altro. Allora, forse ora non si può modificare, insomma, Unioncamere è stata chiara, dovevamo valutarlo prima, quindi non si può modificare, quindi chiariamo questo discorso. Allora, se ci siamo dimenticati qualche MPS, può essere. Allora, verrà messo in questa casella altro, ma purtroppo non si potrà specificare. Quindi, se ne abbiamo due, dottor Botteri me lo conferma, purtroppo dovremo sommare le quantità. Sicuramente perderemo un'informazione, è una cosa insomma, che creerà qualche problema, però intanto voglio dire una cosa, sarà un problema, ecco, per esempio il CSS combustibile è quello che va alle centrali elettriche, che va ai cementifici, però voi mi potreste dire c'è anche quello del 5 febbraio, va bene? Sì, effettivamente qualche materiale manca. Lo metterete in questa casella altro, valuteremo l'anno prossimo, siccome ci sono ancora dei refusi, di specificare, anzi ci aiuterete, cioè capiremo, magari ce lo segnalerete voi. Quali MPS non sono state considerate e amplieremo le caselle. Purtroppo il sistema, cioè il software è stato, no? Elaborato, è stato messo a disposizione, hanno fatto forse anche le prime dichiarazioni, quindi non si può fare nulla. Tante, siamo contenti e quindi non possiamo far nulla. Si sommerà in questa casella altro. Poi, questa è una delle modifiche che ci siamo già annotati. Aiutateci a individuare, quindi anche una richiesta per capire che cosa dobbiamo fare. E questo per quanto riguarda la scheda materiali, che si riproduce, poi vedremo un po' diversa, magari per altre specifiche tipologie di rifiuti non è necessario, non sono necessarie altre caselle, siamo stati più attenti, abbiamo messo tutti. Qui doveva comprendere tutti i materiali e qualcuno è sfuggito. Mi dicevo prima che è molto diversa la sezione imballaggi e rifiuti di imballaggio, ma anche qui voglio chiarire. Che quando parlo, ma perché mi si accendono tutto? Ah, quando parlo della comunicazione imballaggi, ci sono due sezioni: una sezione consorzi, che chiaramente deve fare il CONAIE, e una sezione gestori rifiuti di imballaggio. Anche qui ho sentito dire che abbiamo introdotto un altro obbligo. Non è così. Cioè, quando ho parlato dei soggetti obbligati, ho detto nulla cambia. Questi soggetti già facevano la dichiarazione con la comunicazione rifiuti, perché loro gestiscono rifiuti di imballaggio. Allora, il problema è, dice, ma allora perché ora vengono messi nella sezione imballaggi? Vengono messi nella sezione imballaggi perché anche per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, la scorsa settimana il dottor Lanz è stato a Bruxelles perché si parla di revisione di questi obiettivi in materia di imballaggio e si è discusso anche di una maggiore attenzione alle modalità di contabilizzazione di questi obiettivi, perché nel momento in cui noi andiamo a chiedere un innalzamento, e sicuramente per qualche materiale l'innalzamento ci sarà, dobbiamo partire da dati certi e confrontabili tra i vari paesi. E quello che vediamo, soprattutto sui rifiuti di imballaggio, da sempre, da quando forse una quindicina d'anni fa ci andavo io, e praticamente ci sono delle cose chiaramente sbagliate. Allora, anche lì si punta sulla qualità, bisogna documentare, si fanno i quality report, nei quality report ci fanno le pulci, poi l'Italia non lo so perché, forse perché non abbiamo una buona fama, siamo quelli sempre sotto osservazione, ci fanno le osservazioni anche più banali sugli arrotondamenti, addirittura sugli arrotondamenti, quindi dobbiamo migliorare questo sistema di contabilizzazione. Per cui va detto che bisognava,
acquisire non solo i dati del CONAI, perché al CONAI aderiscono una serie di soggetti, ma che sono meno della metà o quasi la metà, non vorrei dire una cosa sbagliata, guardo l'ingegner Mariotta. Però esiste tutta un'altra quota, un'altra percentuale elevata di soggetti che sono soggetti gestori di impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di imballaggio che non aderiscono al sistema CONAI. Beh, allora, noi dobbiamo migliorare l'informazione, l'abbiamo sempre detto, non ci possiamo affidare solo al CONAI, ma non perché non ci fidiamo del CONAI, per l'amor del cielo. Chiaramente abbiamo potuto rendicontare in tutti questi anni, ci tengo a dirlo così se c'è qualcuno del CONAI che ci ascolta, che noi non è che non apprezziamo lo sforzo che CONAI fa di raccolta delle informazioni, però noi per validare queste informazioni abbiamo bisogno di conoscere esattamente anche qual è la quota di questi soggetti che non aderiscono al sistema CONAI, che già facevano la dichiarazione MUD, ma la dovevamo andare a ricercare nella comunicazione rifiuti ed era difficile per noi fare questi controlli. Allora, l'unica cosa che chiaramente chiediamo in più, ma lo fanno anche i veicoli, lo fanno anche appunto i soggetti che trattano i veicoli fuori uso, dovranno dichiarare nella sezione, nella comunicazione imballaggi, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di imballaggio. Se recuperano o smaltiscono altre tipologie di rifiuti, dovranno fare questa comunicazione rifiuti. Quindi compilare la comunicazione imballaggi per la parte imballaggi, la comunicazione rifiuti per le altre tipologie di rifiuti che non sono imballaggi. Altra problematica, sempre collegata agli obblighi di comunicazione, per chiarire che tutte le modifiche discendono da obblighi di comunicazione. Nella sezione autorizzazione, che qui su questo ci sono un sacco di osservazioni, ma ora lo chiariamo, riguarda la richiesta per gli impianti di incenerimento e coincenerimento che ricadono nell'ambito di applicazione, ricadevano, devo dire, nell'ambito di applicazione della direttiva 2076, perché voi sapete tutti che ora la direttiva 2076 è inglobata nella direttiva 2010-75, no? Quella sulle emissioni industriali. C'è una decisione che stabilisce quali sono gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea e ci sono dei rilievi della Commissione europea perché l'Italia non è riuscita ancora a comunicare la capacità autorizzata degli impianti di incenerimento e coinceneramento distinti per rifiuti pericolosi e non pericolosi. E questo è un obbligo perché la direttiva 2076, che è riproposta in maniera identica nella 2010-75, il decreto legislativo 133 di recepimento dice che l'autorizzazione deve distinguere i rifiuti, la capacità relativa ai rifiuti negli impianti, la capacità riservata all'incenerimento dei rifiuti pericolosi rispetto a quelli non pericolosi. Allora, molte osservazioni. Le autorizzazioni non su tutto il territorio nazionale sono omogenee. Allora, chiaramente noi dobbiamo rendicontare questa informazione. Vi devo dire che abbiamo fatto un lavoro di mesi chiedendo a tutte le autorità competenti. Quindi, quando voi ci fate le osservazioni, no, noi vi diciamo è vero, perché anche noi, acquisendo alcune autorizzazioni, ci siamo resi conto che questa distinzione non c'è. Allora, è chiaro che se non c'è, non sarà possibile, a meno che non si possa stimare da altre informazioni che l'impianto ha, non potrà essere riempita questa informazione. È chiaro, non sarà un'incompleta dichiarazione perché se supportata da un'autorizzazione che non lo prevede, quindi mi collego anche alla parte di sanzione. Non potremo dire che è incompleta se l'autorizzazione non la prevede, e questo è scontato, e quindi tranquillizziamo. Però vi do anche un'informazione che finalmente, speriamo che vada avanti, il Ministero dell'Ambiente si è attivato perché si è reso conto che uno dei problemi più grandi è questa disomogeneità degli atti autorizzativi a livello dei diversi contesti territoriali e quindi ha investito l'ISPRA, le ARPA e poi investirà la conferenza Stato-Regioni per raccogliere quelle che sono le informazioni relative ai requisiti minimi degli atti autorizzativi. Vi dico che l'ISPRA ha già fatto un grande lavoro con tutte le ARPA, anche con le regioni,
giorni, quindi ha già fatto questo lavoro con l'individuazione dei contenuti minimi, ora l'ha rinviato perché l'avevamo fatto anni addietro, 2 o 3 anni fa, quindi l'abbiamo rinviato e speriamo che il Ministero giunga finalmente alla elaborazione e pubblicazione di quel famoso decreto previsto dal 152, quindi dal recepimento della direttiva 2008-98, quindi col decreto legislativo 210, a individuare, a dare questi requisiti minimi. Per ora è chiaro che laddove non c'è non ve lo possiamo chiedere, però è importante che laddove ci sia nell'atto autorizzativo questo venga fatto. Per quanto riguarda un'altra importante informazione, questa l'avevamo eliminata noi, la capacità residua annua degli impianti di discarica era stata tolta nel precedente DPCM, ma perché l'avevamo tolto? Perché doveva entrare in vigore il SISTRI, ci aspettavamo che questa informazione addirittura ci dovesse essere fornita o mensilmente o trimestralmente. Allora, laddove potevamo evitare all'operatore, al gestore, di dare queste informazioni, abbiamo detto non le chiediamo. Poi il SISTRI, ve l'ho detto già prima, come è andato a finire, per cui ora noi però dobbiamo rendicontare e quindi ve la richiediamo. Nulla di nuovo, non l'avete detta per un anno, andrete di nuovo a dichiarare. Vado rapidamente perché se no ho preso fin troppo tempo. Alcuni refusi, diciamo, riguardo ai rifiuti speciali, ve l'ho detto. Alcuni di voi l'anno scorso proprio abbiamo fatto un seminario, avevamo tolto lo stato fisico del rifiuto, ci è stato detto che era un errore perché non si potevano individuare correttamente e caratterizzare i rifiuti, l'abbiamo reinseriti. Modulo RE rapidamente perché qui abbiamo visioni molto diverse e grandi volontà, cioè tra chi voleva, come Ispra, lo dico proprio, eliminarlo questo modulo RE, ma comunque il modulo RE per ora c'è. Abbiamo chiarito una volta per tutte, speriamo, che non si deve utilizzare il modulo RE per i soggetti che effettuano attività di bonifica dei siti contaminati, perché la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell'intervento. Siccome l'anno scorso c'era scritto bonifica e non c'era scritto bonifica dei beni contenenti amianto, c'erano state queste interpretazioni un po' differenti, allora abbiamo detto il modulo RE lo mettiamo proprio chiarendo che non si può applicare alla bonifica dei siti contaminati. Si può applicare a quelli per i quali è prevista dalla normativa, cioè la manutenzione, l'assistenza sanitaria e poi la bonifica nei beni contenenti amianto. E per cui, appunto, solo per questi soggetti, per chi ricade in queste fattispecie, si compilerà il modulo RE. Poi sono sicura che voi direte: ma le bonifiche, lo sversamento, che appunto non è un sito, non, vabbè, allora in quel caso è chiaro che non è una bonifica perché noi richiamiamo l'articolo 240 e quindi stiamo parlando di un sito di bonifica. Laddove non c'è un sito di bonifica, non c'è un cantiere, non c'è, è chiaro che non potrà fare non c'è un'unità locale, però laddove, e c'è quasi sempre perché c'è un sito di bonifica, dovrà essere fatto. Poi e quindi qui lo direte. E poi per quanto riguarda invece il discorso, ecco, un'ultima cosa perché qui è un chiarimento che va fatto, riguarda il modulo MG, una nuova richiesta. Quindi è bene che questa venga detta perché ci sta una certa differenza tra le istruzioni e il modulo. Allora, vi chiediamo, sempre per il fatto che è necessario rendicontare e capire la tipologia dell'impianto di gestione dei rifiuti, di specificare nel modulo MG l'attività, l'impianto che è oggetto della dichiarazione. Se in una stessa unità locale ci sono, e questo succede molto spesso, per esempio, l'abbiamo visto per tutti gli impianti di trattamento meccanico-biologico che poi hanno anche una linea compostaggio, noi chiediamo di differenziare i moduli MG. Se in una stessa unità locale sono presenti più impianti di,
discarica, incenerimento, coincenerimento, trattamento chimico, fisico e biologico, impianti di compostaggio, di gestione anaerobica, recupero di materia, stoccaggio dedicati alla messa in riserva o deposito preliminare. È necessario fare questa rendicontazione perché, per esempio, la frazione organica, noi dobbiamo, è tra quelle frazioni per le quali dobbiamo andare a rendicontare il raggiungimento dell'obiettivo, è una delle frazioni organiche. Noi dobbiamo esattamente sapere qual è l'input all'impianto quando abbiamo in un sito, in un'unità locale, più impianti. E quindi vi faccio questo esempio, ma vale anche per la digestione anaerobica, ma vale anche se ho un inceneritore, una discarica, cioè dobbiamo differenziare. Ci sono delle realtà nel nostro paese che sono caratterizzate in una stessa unità locale di più tipologie di impianti. E quindi vi chiediamo di differenziare i moduli MG in base alla tipologia di impianti. Vi aggiungo solo che nelle istruzioni è saltata l'operazione R12 e invece gli impianti di recupero di materia sono anche quelli autorizzati R12 e D13 e D14 negli impianti di trattamento chimico, fisico e biologico. Però non è saltato nel modulo, perché poi dovete barrare chiaramente, come prima facevo vedere, le operazioni, no, non ci sono, le farà vedere. Comunque nelle operazioni l'R12 c'era, quindi è chiaro che barrerete il recupero di materia e poi l'operazione R12. Quindi dovete poi indicare in base alla tipologia di impianto l'operazione appunto effettuata. Quindi non è una richiesta di modifica del modulo, è semplicemente per essere proprio estremamente chiari, magari lo metteremo sul sito, chiariremo che è un altro refuso, sono saltate alcune operazioni. Per quanto poi finisco, invece, per quanto riguarda i veicoli, ci sarà l'ingegner Frittelloni che vi parlerà diffusamente di tutta la dichiarazione veicoli fuori uso, per cui non mi soffermo, sono stati ogni volta, ogni anno aggiorniamo i codici, perché chiaramente la realtà è sempre diversa da quella che noi fotografiamo, allora non vogliamo creare problemi, allora ogni volta siamo costretti a inserire nuovi codici. E poi chiediamo la stessa cosa dei materiali secondari. Qui speriamo di aver considerato tutto, siamo anzi abbastanza certi di aver considerato tutto. Speriamo che quest'altro basti un altro e non ci sia la necessità di sommare. La stessa cosa chiaramente per i RAE, non ci sono novità. L'unica cosa, quindi c'è solo questi materiali secondari, abbiamo chiesto come per i veicoli, ma è utile anche per il soggetto che fa la dichiarazione di fare un riepilogo dei dati, che così appunto va a vedere se effettivamente ha dichiarato, se i conti tornano, come dire, devono tornare a lui e così torneranno anche a noi. E quindi chiediamo un riepilogo delle attività che sono la quantità, smaltimento, recupero di materia, recupero di energia e poi riutilizzo come apparecchiatura interna. Chiudo con la parte comune. Anche qui abbiamo fatto piccole modifiche. Come vi dicevo, abbiamo introdotto il compostaggio, ecco qui, rifiuti avviati a compostaggio domestico, perché così li andiamo a conteggiare nel raggiungimento degli obiettivi. So che non tutti riescono a contabilizzare, alcuni però lo fanno e comunque abbiamo scritto di stimare, quindi non c'è la preoccupazione che se abbiamo messo un dato che non abbiamo praticamente proprio in maniera certa, certa accertato, va bene. Possiamo stimarlo, quindi abbiamo chiesto il compostaggio domestico. Abbiamo chiarito poi, per quanto riguarda invece le pile e gli accumulatori, anche qui per adempiere un obbligo di dichiarazione del raggiungimento degli obiettivi, sapete che abbiamo da raggiungere degli obiettivi che riguardano le pile e gli accumulatori portatili. E allora, per rendicontare il raggiungimento di questi obiettivi, abbiamo dovuto inserire per i comuni nella raccolta separata di pile accumulatori conferite ai centri di raccolta gestiti dal comune, di cui portate batterie al piombo, di cui portate nickel can, per tutte le tipologie, perché l'obiettivo lo dobbiamo calcolare per quelle portatili e abbiamo avuto difficoltà, non potevamo rendicontare, abbiamo fatto delle stime e per evitare nuove procedure di infrazione abbiamo dovuto fare questo. Abbiamo migliorato
dato le istruzioni per quanto riguarda la ripartizione da multimateriale, tranquillizzati i comuni che assolutamente il dato può essere stimato, l'avevamo già detto ma non era scritto nel DPCM, così sono tutti contenti, l'abbiamo scritto nel DPCM. Io avrei finito, vi ringrazio, sicuramente tutti i dubbi saranno chiariti con l'approfondimento, la mia era solo una panoramica, saranno chiariti con l'approfondimento che ci sarà da parte di tutti i colleghi e ora di Marco Botteri, che parlerà di modalità proprio di presentazione del modello e tracciati record, comunicazione rifiuti semplificata, e quindi ci spiegherà appunto e anche proprio materialmente ci farà vedere come deve essere presentata la dichiarazione. Grazie.